Daniela Marcone, siamo a Padova per il 21 marzo, un appuntamento che si ripete ogni anno, che è promosso appunto da Libera. L'anno scorso a Foggia, molti decine di migliaia hanno accolto l'invito che appunto l'associazione ha rivolto a ricordare come ogni anno le vittime innocenti della mafia, e quest'anno anche Padova si è riempita questa città, una delle più grandi piazze d'Europa, 50.000 persone si sentiva parlare. Una lotta, quella contro la criminalità, quella verso la legalità appunto, che accomuna tutta la penisola. Beh, certo, oggi l'Italia è scesa in piazza, sappiamo che un po' ovunque dove sono state promosse questo tipo di iniziative sono state molto partecipate e proprio perché la manifestazione di oggi, quella che abbiamo promosso quest'anno, aveva come sottotitolo, ma in realtà era l'orizzonte a cui noi volevamo tendere, cioè orizzonte di giustizia sociale, pensiamo che questo sia un segno molto importante di una collettività, di una comunità che vuole ricordare, pensando anche agli ultimi, alle classi più fragili, nel senso dell'accoglienza. Lo scorso anno a Foggia si sono avviati dei percorsi, dei progetti, laboratori, eccetera. Dopo un anno, quali sono un po' i risultati, quello che insomma si è raggiunto? Beh, Foggia è una realtà molto faticosa e qualcosa è stato, siamo riusciti a farlo, altre cose si deve lavorare, non si può mai, come posso dire, fermarsi. È un'attività in costruzione, anche perché noi sappiamo che le mafie delle tre mafie della nostra terra sono molto forti, sono incardinate bene, quindi bisogna proseguire. Però noi sappiamo che i risultati ottenuti attraverso le importanti operazioni di polizia e di investigazione hanno, diciamo, sgominato queste mafie, stanno, diciamo, indebolendole parecchio, quindi bisogna continuare. Adesso, ovviamente, come dico sempre io, dobbiamo ricostruire un po' la nostra identità di città del sud, che però, diciamo, ecco, ha un orizzonte diverso. E appunto tornando al legame memoria e territorio, quest'anno al lunghissimo elenco purtroppo delle vittime di mafia si sono aggiunte le vittime del caporalato che vengono proprio dalla provincia di Foggia. Oltre a questo, nel nostro comune, nella nostra provincia, nell'ultimo anno ci sono stati altri due comuni commissionati, insomma, stanno valutando l'ipotesi di scioglimento. Insomma, un territorio che si fa sempre più fatica ad affrontare. Quanto è importante avere queste manifestazioni, queste testimonianze di memoria, appunto, che possono magari anche aiutare la cittadinanza a far sentire la propria voce. Beh, io credo che una memoria appunto che accoglie, come quella che noi stiamo cercando di costruire con tutto il nostro impegno, serve proprio ad una comunità tipo quella di Foggia, perché il fatto di ricordare persone che sono lì state uccise e con tutto quello che ne consegue, tra cui appunto i comuni sciolti per mafia, serve non solo ad una presa di coscienza, ma anche a provare a suggerire delle soluzioni, che cosa può fare la cittadinanza. Indubbiamente tornare ad abitare i luoghi, quindi non lasciare la città solitaria, perché noi sappiamo che alcune zone della città, ma anche in provincia, lo stesso problema, sono delle zone sempre più periferiche, non certo per colpa dei migranti, come qualcuno sostiene. Invece tornare, ecco, come abbiamo fatto oggi, no? Riempire le piazze, riempirle di colori, di voglia di fare, di voglia di conoscere, di voglia di essere insieme. Questo ci può aiutare moltissimo.